Buongiorno, buongiorno a tutti ed eccoci pronti per una nuova puntata del Pungiglione. Saremo insieme anche oggi, venerdì 21 aprile, saremo insieme fino alle ore 13. Vi presento subito il mio ospite di questa mattina, il mio primo ospite, perché oggi sarà una puntata ricchissima. Carlos Velasco, giusto? Detto bene. Buongiorno Carlos. Allora, buongiorno. Tu hai da poco aperto una palestra, se non sbaglio l'inaugurazione c'è stata il 9 aprile. 9 aprile, perfetto. Doms Gym, sei a Porto d'Ascoli e tu sei il personal trainer, no? Troviamo te lì. Sì, mi trovate in questa nuova struttura. Abbiamo inaugurato, come ha detto Corina, il 9 aprile in via Pasubio 66, proprio sopra Troni stiamo. Quindi siete qui vicino, dovremmo venire anche noi un po' in palestra, visto che ce l'abbiamo ad un passo. Ecco, così ci vediamo in forma tutti. Tutti quanti, soprattutto dopo le feste, poi continuano, adesso c'è un lungo ponte, insomma, mangiamo di continuo. E così potete venire tranquillamente da noi, che ci sta tutto il personale qualificato che vi seguirà e vi aiuterà sia negli allenamenti e l'alimentazione. Ah, perfetto, quindi anche nell'alimentazione date dei consigli utili. Sì, sì. Che poi darai anche a noi fra pochissimo. Come no. Senti, e quali servizi offrite? Che tipo di corsi fate? No? Si parla tantissimo di questa Zumba, non so, da voi c'è? Sì, c'è. Allora, praticamente spiego un attimino come funziona questa nuova palestra Doms Gym. Sì, dimmi tutto. È una palestra innovativa, perché abbiamo tutta attrezzatura americana, che diciamo siamo gli unici veramente nel centro Italia ad averla. Abbiamo puntato su tanta innovazione. In questa palestra sta strutturata con una sala pesi, sì, di meno 400 metri quadri. Ah, grandicella, sì, non molto è? Molto fornita. Okay. Poi abbiamo una sala corsi dove faremo dalla Zumba, sì, che va tantissimo. Va tanto, la tanto. Musica latinoamericana. Certo. Anche io sono latino. Ma non l'avrei mai detto. E poi faremo Super Jump, che è una lezione che si fa col trampolino. Che è molto divertente, musica, sai, già Super Jump forse è un po' più intensivo del semplice, sì, jump, sì, ma è molto, sì, divertente, il tempo passa, fa esercizio e credo bellissimo, che funzioni molto tanto allenante. Alle gambe. Sì, sì, gambe per le donne, glutei. È fantastico, ecco. No, è veramente fantastico. Forse un... E Super Jump, poi ci sta l'allenamento metabolico, faremo anche Pilates, True Power Yoga, che è anche una disciplina nuova, è come lo yoga, per un pochettino più dinamico rispetto. Ah, perfetto. Sì. E TRX, che non so cosa sia. È un lavoro funzionale che si fa con delle cinghie appese sul soffitto, che le faccio io personalmente. E ok, va invito, bene. Vi invito a provare. E poi abbiamo una sala funzionale dove faremo calisthenics, che va tantissimo, sarebbe un allenamento a corpo bene. Libero. E lavoro allenamento funzionale, functional training. Perfetto, funzionale, che prende un po' tutte le parti del corpo, no? Questo tipo di esercizio. Invece di lavorare con le solite macchine, con l'allenamento isotonico, si lavora a corpo libero. Con piccoli attrezzi, la sbarra per fare le trazioni, certo. Si usano i kettlebell, le pale mediche. Comunque, e tanti mi rendo conto attrezzi. Che voi usate dei nomi molto strani, no? Anche per dire semplici addominali, non so, crunch, cose assurde, che poi tu hai una scheda da seguire e dici: ma cosa mi ha scritto, no? Cosa devo fare? Perché? Perché fate questo? Perché? Però noi proviamo a spiegare bene, sì, all'inizio tutte queste schede, tutti quegli esercizi, così il cliente, che se è la prima volta, non si trova in difficoltà, se no gli spieghiamo bene ogni esercizio, il perché che muscolo va a lavorare e anche i benefici che... Poi a seconda della persona, ovviamente ognuno ha una scheda diversa, no? Cioè chi si vuole tonificare, chi dimagrire, quindi saranno percorsi come diversi, no, da seguire. Le schede sono personalizzate in base alle esigenze di ogni persona. Perfetto. Ci sta la persona che vuole dimagrire, chi invece vuole fare un po' di ipertrofia perché vuole aumentare il volume muscolare, certo. E chi vuole fare un po' di definizione perché si vuole scolpire, adesso approfittando per che l'estate, andiamo su, no, per il costume, gli incubi quelli più grandi. Questi ultimi 3 mesi la corsa per arrivare a... Che poi è un po' sbagliato, no, ricordarsi, sì, all'ultimo, perché non ci si deve allenare così tanto, soprattutto chi non è abituato, no? Sbaglio a dire che magari no, tre no, volte a settimana è il numero esatto, giusto? L'ideale invece di andare gli ultimi 3 mesi sarebbe fare per tutto l'anno. Gradualmente, no? Senza uccidersi. Ecco, perfetto. Potrei fare anch'io il personal trainer, scherzo. Corina, devi venire per forza. Sì, devo venire in palestra. Perché, giusto perché stavo dicendo che non si deve fare tutto gli ultimi mesi, quindi ecco. A conferma di quello che ho appena detto. Allora, Carlos, ci fermiamo un attimino, ascoltiamo insieme una canzone e poi ci darai dei consigli utili per tornare in forma. Perfetto, a tra poco. A tra poco.
Di nuovo insieme siamo con Carlos della palestra Doms Gym di Porto d'Ascoli. Allora Carlos, ci hai parlato dei corsi che possiamo trovare, di tutto quello che fate in palestra, ma in quanti siete? Allora, in palestra sinceramente siamo quasi 10. Ok. Perché tra le ragazze che stanno all'accoglienza, alla reception, certo, poi ci stanno degli istruttori che lavorano in sala pesi, che siamo in 3, e Valeria, Lorenzo, tutto personale qualificato, laureato in scienze motorie, kinesiologo. E poi ci stanno dei ragazzi che faranno i corsi. Ogni corso lo fa un istruttore diverso. Ah, perfetto. Che ne siamo 6 più o meno. Tu fai qualche corso oltre? Io faccio e sto sempre in sala pesi, che mi potete venire a trovare tranquillamente, e lavoro allenamento funzionale TRX. Ah, perfetto. Sono gli allenamenti che faccio io. Ok. Senti, allora, come ti ho detto prima, mi devi dare qualche consiglio, perché ci sono state le vacanze di Pasqua, poi adesso ci sarà quest'altro lungo ponte del 25 aprile, si avvicina l'estate e noi ci dobbiamo rimettere un po' in forma. Certo. Quindi dacci un po', magari anche noi da sole a casa, cosa possiamo fare? Allora, come primo consiglio, dovete venire in palestra. Ok, questo era ovvio, questo però magari sai anche dopo da sole. Dopo magari non riesce a venire in palestra a fare un po' di sport. E a casa potete fare anche degli esercizi semplicissimi, come il semplice squat per la cosciata. Per il fondo schiena. Ecco, che ci lavora molto bene i glutei, sì, e i quadricipiti, anche gli affondi. Ok, perfetto. Che si fanno sempre, lo possiamo fare anche sul posto, anche con una camminata, facciamo gli affondi. Ah, perfetto. Degli addominali estraiati per terra, il solito crunch. Crunch, che ho imparato non so, questa ecco, cosa. Ecco, crunch, che adesso diciamo, crunch sarebbe in italiano accartocciamento. Sì. Cioè, avete presente una lattina d'alluminio di Coca-Cola? Sì. Quando la dovete accartocciare, questo è il lavoro che dobbiamo fare con l'addominale. Sì, che fa malissimo, ecco, che stringi forte. Bene. Quello è il classico crunch. E poi possiamo fare anche lavorare la parte superiore con i piegamenti sulle braccia. Ok. Che lavoriamo i pettorali. Pettorali. E anche magari se non abbiamo degli attrezzi, molti usano con il litro d'acqua. Eh sì, con la bottiglia d'acqua, ecco, e fai i pesi, no? Un chilo, possiamo lavorare anche le braccia, bicipite, tricipite, le spalle, sollevando. Quanti minuti, diciamo, quanto tempo ci dobbiamo allenare? Per fare, allora, se vogliamo fare un lavoro funziona a casa, possiamo fare anche con un tempo anche molto breve di 15-20 minuti, però deve essere un pochettino intenso. Certo. Così ha molto più efficacia. Perfetto. 15-20 minuti intenso, con poco recupero, facendolo 3-4 volte a settimana è ottimo. Ok, questo è semplice, alla fine poco tempo, stai lì, lo puoi fare la mattina, la sera, insomma, quando non è più libero. Poi abbinato all'alimentazione, certo, sana. A una buona alimentazione, una buona colazione, che è fondamentale appena ci alziamo, gli diamo questa carica. Quindi è importante mangiare la mattina, sì, non saltare il primo pasto, sì, appena ti svegli, insomma, bisogna mangiare. La colazione sarebbe il pasto più importante della giornata, quello che ci fa partire, che diciamo come anche quando ti dà la carica, no? Ecco, altrimenti senza colazione la mattina è dura. Che possiamo inserire sia un po' di carboidrati, proteine, anche un po' di grassi con le mandorle, grassi buoni. Buoni. Quindi cioccolata, queste cose non so, spalmabile sul pane. Magari un po' di marmellata. Marmellata, va bene. Il burro d'arachidi, burro di mandorle. Questa cosa da noi non va molto, sai, il burro di arachidi. È non mangiamo più molto americano. Così, sì, preferiamo la marmellata. Sì. La cioccolata spalmabile sul magari pane. La cioccolata, si sta anche quella vegana, magari se vogliamo inserire meno calorie. Sì, possiamo provarla. Si può provare. Come magari è buona, non sono molte cose buone, no? Senza uova, senza. Sì, adesso anche chi è intollerante può tranquillamente trovare delle alternative alla Nutella. Certo, che però secondo me abbiamo questo problema, che i prezzi sono troppo elevati tuttora, quindi magari ci sono più difficoltà a provare un prodotto biologico, vegano, rispetto a un prodotto più commerciale, che comunque anche il prezzo fa la differenza. Allora, questo hai completamente ragione, però questa è una, diciamo, una mia filosofia, è un modo di pensare. Noi dobbiamo pensare che la nostra salute è fondamentale, certo. E noi dobbiamo investire sulla nostra salute. Pensate che se un prodotto costa meno, dobbiamo pensare anche il perché. Certo. Se costa un po' di più, sicuramente è un prodotto che viene più curato, più controllato, anche i nutrienti, ha più nutrienti. Ok, certamente fa e costa, certo, sicuramente un investiamo sulla di nostra più salute. Sì, è sempre che dopo ce lo andiamo a ritrovare.
Perfetto, Carlos, io ti ringrazio davvero tanto. Ricordiamo la tua palestra, Domus Gym, siamo a Porto d'Ascoli. Dimmi l'indirizzo preciso. Allora, Porto d'Ascoli, via Pasubio 66, proprio sopra il negozio Troni. Quindi dobbiamo venire, anche perché l'estate si avvicina. Venite a trovarci, perché poi abbiamo fatto una struttura in modo che d'estate vi potete allenare tranquillamente, perché è tutta climatizzata. Anche perché fa caldo, sì, già da adesso si inizia a sentire. Molti si lamentano altre palestre, certo, invece noi abbiamo pensato a voi clienti, che vogliamo che vi allenate tutto l'anno ed estate lo potete fare tranquillamente, perché è tutta climatizzata. Perfetto, allora buon lavoro, grazie mille, grazie di essere stato qui. Passa quando vuoi, anche perché sei qui vicino e ci dai qualche consiglio utile. Ok, vi saluto tutti, ringrazio Corina per questo invito. Grazie a te. Buona giornata. Buona giornata, a dopo, noi torniamo tra pochissimo.